credo che sia Roma Kastenspor o stia arrivando, e quindi in giornata, quindi è un indizio, questo è un indizio, però non è detto. Quali argomenti affronterete in CDM oggi? No, c'è semplicemente una cosa a carattere formale, non c'è niente di nuovo. Il necessario consolidamento fiscale potrebbe infatti essere più sostenibile se accompagnato da uno sviluppo economico robusto e da una politica di bilancio prudente e equilibrata, coerente con il nuovo assetto della governance europea che si andrà a delineare nei prossimi mesi. Alla fine di aprile la Commissione ha presentato le proposte legislative di modifica delle regole di bilancio vigenti. Non mi dilungo sugli aspetti tecnici e le implicazioni della riforma che credo saranno ovviamente affrontate nel corso di questa giornata. Ci tengo però a evidenziare che l'approccio adottato nella definizione della riforma è realistico, perché tornare alle regole sospese 3 anni fa non è coerente con l'elevato livello dei debiti pubblici accumulato a seguito delle recenti crisi. Io questo vorrei sottolineare, perché se analizziamo la dinamica del debito pubblico italiano in coincidenza della crisi finanziaria del 2008 e della crisi pandemica del 2020, ci rendiamo conto che l'attuale livello dipende sostanzialmente da questi due shock, che evidentemente non dipendono dalla politica fiscale ed economica decisa dai rispettivi governi nazionali esistenti all'epoca. Lo sforzo fiscale richiesto dalle precedenti regole per ridurre di un ventesimo all'anno il rapporto debito PIL, infatti, sarebbe molto complicato, anzi direi impossibile da realizzare. Nel corso delle riunioni dei ministri finanziari dell'Unione ho ribadito più volte la necessità di individuare un assetto caratterizzato da regole trasparenti e credibili, che possono essere applicati in maniera realistica, che non ostacolino la realizzazione degli investimenti e la crescita e lasciano agli Stati membri margini di bilancio che, se opportunamente utilizzati, possono anche migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. C'è qui un tema, a mio giudizio, non banale, perché la nuova governance economica europea si basa di fatto su un sistema pattizio tra il governo e la Commissione, ma il cuore degli ordinamenti democratici moderni, delle costituzioni moderne e dei parlamenti moderni nell'approvazione del bilancio. Quindi la procedura di approvazione del bilancio, che non può che essere nazionale, in qualche modo deve alla fine riconciliarsi con questa dimensione di rapporto, di negoziazione tra il governo e la Commissione europea.